tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video dei terminati del mese. Ho finito un sacco, proprio nel vero senso della parola, di prodotti. Guardate quanti, proprio tantissimissimissimi, quindi io direi e comincerei immediatamente. Allora, cominciamo con lui, Dual Power Lavatrice, perle da gun pulito e profumato. Sinceramente a me piace tantissimo, non l'avevo mai utilizzato e sinceramente mi sono trovata benissimo. L'ho utilizzato sia per i colorati che per i bianchi e mi è piaciuto tantissimo, quindi direi approvato e promosso. Poi il mio solito Smac sgrassatore cucina, questo qui al limone. L'ho ripreso anche questo mese perché non ho trovato altri, però ho ritrovato il Riomel aceto, quindi sempre consigliatissimo sia questo al limone che quello classico. Io devo dire che mi trovo molto bene. Poi ho finito tantissimi prodotti perché io non so voi ragazzi, ma sinceramente d'estate finiscono sempre tantissime cose, sia per quanto riguarda i prodotti della casa che per quanto riguarda i prodotti della cura della persona. Ho finito anche questo omino bianco per i colorati. L'omino bianco per me è sempre meraviglioso, io lo amo tantissimo, e quindi, come vi ho detto il mese scorso, ve lo ridico adesso, ve lo consiglio tantissimo. Questo qui è della confezione da 3 che avevo comprato, infatti l'ho finito subito dopo aver registrato i video finiti dal mese scorso. Poi ho finito il Mastro Lindo con candeggina, ormai chi mi segue lo sa, e mi trovo benissimo col Mastro Lindo, sia quello con la candeggina che quello senza, quello blu per pulire il bagno. Quindi anche lui molto consigliato e mi trovo bene. Credo che ci saranno pochissimi non consigliati in questo pacco. Poi lo sgrassatore, questo qui Chantecler alla lavanda. Mi sono trovata anche bene con questo, mi è piaciuto tantissimo anche lui. Anche se trovo che quello classico la fragranza sia più persistente e più forte, quindi fra i due, anche se io non amo la lavanda, preferisco comunque questo, è più delicato a livello di profumo, quindi lo consiglio tantissimo anche questo. Ho finito questo Vernel, questo qui al freschezza floreale, ma se trovo la fragranza, vabbè, è questo qui. Ha un profumo buonissimo, proprio l'ho utilizzato oggi, l'ultima dose, è spettacolare, è una delle fragranze che non ho mai provato della Vernel e ve lo consiglio tantissimo, dura tantissimo nei capi, è buonissimo, mi piace. Insieme a quello acquistai questo qui, Aromatherapy alla vaniglia. È buonissimo anche questo, infatti nel momento in cui saranno di nuovo in offerta andrò a rifare scorta. Vi consiglio anche questo tantissimo, a me piace un sacco, rimane tantissimo sui vestiti, soprattutto nelle lenzuola, proprio veramente una scoperta assurda. Ah, ecco, un bocciato l'abbiamo trovato, eccolo qui, Mastro Lindo bagno. Sinceramente non so a cosa serva, nel senso so a cosa serve, ma non ha nessun beneficio, almeno per quanto mi riguarda non ho trovato nessun beneficio positivo. Sì, la cosa comoda che c'ha è l'erogatore, ma è tutto il che poi non si può nemmeno riutilizzare perché è fisso, però sinceramente io non mi sono trovata e non lo ricomprerò mai più. Lo acquistai in offerta a 99 centesimi per provare, perché avevo visto in molti video che comunque la gente si trova bene, forse sono io, comunque io non mi sono trovata.
poi ho finito tantissimi detersivi praticamente. Ho finito perché il mese scorso ce n'era poco, quindi ho detto li conservo per il prossimo. Perché se ce n'è ancora è inutile metterli nei prodotti terminati. Questo soft Total Black per i capi neri. Sinceramente il profumo è buonissimo, mi piace proprio, mi sono trovata benissimo, assolutamente promosso, ve lo consiglio tantissimo. Io quando lo trovo, perché non lo trovo sempre, questo qui l'acquistai da Acquestafone, infatti l'ultima volta non l'ho trovato ovviamente, e quando io lo trovo lo acquisto sempre, ve lo consiglio, è ottimo, proprio ottimo, almeno una volta lo dovete provare. Vabbè, poi il mio solito riazzurro, chi mi segue lo sa, io utilizzo sempre il riazzurro per il water, al massimo se non trovo il riazzurro uso qualcosa con la candeggina. Poi ho finito, terminato anche il Nielsen, questo qui è quello classico, non è uno di quelli che mi fa impazzire, però il Nielsen, diciamo in generale, non è male. Poi il mio classico Lenore, questo qui viola, ametista e bouquet fiorito. Ormai lo sapete, questo qui è il mio top dei Lenore. Poi anche questi sono i miei classici panni Swiffer che utilizzo sempre della Brown. Sono, lo dico sempre, proprio sono quasi identici agli originali e mi trovo bene. Poi ho terminato questo detersivo che ho acquistato da Eurospin. Non è male, devo dire, anche se per la quantità di mezzo litro in offerta per giunta a 99 centesimi. Non sto a riutilizzare perché di solito li acquisto per l'erogatore, quando mi piacciono, perché era piccolino e mi piaceva da mettere proprio in cucina e mi piaceva che c'era l'erogatore, però non mi piace l'erogatore, è molto lento, proprio ne esce proprio una goccia. Ok, che dobbiamo, lo faccio per non avere spreco, sempre, sempre per non avere spreco nei detersivi, però questo è eccessivo, dovevo fare 3-4 erogazioni, sinceramente mi dava noia. Quindi il detersivo non è male, però a parer mio un po' caruccio. Poi, sempre un altro Vernelle, ve l'ho detto, ho sciupato tantissimi, praticamente tre detersivi, sì, tre detersivi liquidi e quattro ammorbidenti. Questo qui anche è bellissimo. Lo amo tantissimo, mi piace troppo, proprio, ha proprio una fragranza estiva, sogni di loto e spettacolare, li riprenderò tutti appena saranno di nuovo in offerta e ve lo consiglio tantissimo. Ok, i detersivi sono finiti. Aspetta, c'è ancora questo. Vabbè, i detersivi sono finiti, passiamo alla cura della persona. Questo qui ormai lo conoscete, lo prendo quando lo trovo, lo prendo sempre in offerta. Questo qui è fragole e ciliegia, è la ricarica antispreco. Effettivamente è come se acquistassi tre barattolini. Io per il sapone delle mani o il Dove o questo qui della Fresh & Clean li compro sempre perché effettivamente sono molto convenienti e li trovo più densi e più efficaci, mi piacciono da morire. Poi ho finito questo Mantovani, questo qui all'acqua di aloe e avocado, che l'ho riacquistato per Aurora perché le piaceva proprio tantissimo, ma proprio tanto. E quindi l'ho riacquistato, ve lo consiglio tantissimo. Come voi sapete, io ho la bambina che soffre di dermatite atopica, però d'estate non mi dà problemi. È il primo anno che ci siamo infilati in questa nuova cosa. Tutto l'inverno, comunque, che c'ha sempre questa, perché lei ce li ha praticamente sulle mani, sulle gambe e nella pancia. Spuntano sempre tutte queste puntine e con questo devo dire che è vero che estate comunque, ripeto, non ha questi grandissimi problemi, però mi sono trovata abbastanza bene, infatti l'ho riacquistato. D'inverno comunque utilizziamo solo Aveeno. Poi mio marito ha finito questo Vidal,
Questo qui rivitalizzante è tonifica, bagnoschiuma ginseng e guaranà. Io lo trovo una fragranza molto molto maschile, infatti c'è scritto Energy Sport, lo compro sempre per lui, si trova abbastanza bene e mi piace. Poi ho finito questo Johnson, questo qui con yogurt, pesca e cocco, è uno anche lui dei miei preferiti, mi piace tantissimo, è molto molto valido, lascia la pelle morbidissima, il profumo anche se è cocco e pesca, risalta moltissimo la pesca ed è una cosa che ci piace tantissimo, quindi ve lo consiglio proprio. Poi Dimension, sapete ormai, lo usa mio marito, che io non lo uso. Poi Sunsilk, questo qui di By Chiaranasti, scintille di luce più effetto seta. A me piace tantissimo, però non d'estate, nel senso io d'estate praticamente mi vedete sempre così, raramente con i capelli ricci perché fa troppo caldo ed è come se avessi la lana addosso e sudo ancora di più, quindi spessissimo mi vedete con i capelli legati. Però questo d'inverno io lo vado a ricomprare, ve lo consiglio tantissimo, io uso anche lo spray sempre di Sunsilk, questo qui scintille di luce. E mi trovo benissimo e non vedo l'ora di tornare a fare la piastra. Poi ho terminato che ce n'è ancora un po', ma non mi sono trovata molto bene. Come vedete, ce n'è ancora. Questo qui Dab a stick, non Invisible Drive, ma sinceramente lasciava delle macchie nei capi scuri e comunque a me non è piaciuto. Poi ho terminato questo dentifricio della Blanks, sbiancante non abrasivo. Mi sono trovata abbastanza bene e mi è piaciuto tantissimo, quindi lo consiglio tantissimo anche lui. Poi un altro dentifricio sempre della Blanks che mi sono trovata benissimo, che se vi ricordate in uno svuota la spesa, questo qui è quello blu, che va utilizzato anche con la luce a LED. E sinceramente a me, e anche senza luce perché comunque non ce l'ho, mi sono trovata benissimo, pulizia fantastica, soprattutto con lo spazzolino elettrico, perché ormai non ne posso più fare a meno dello spazzolino elettrico. Mi è piaciuto proprio tanto e quindi sicuramente in offerta lo vado a riutilizzare perché comunque non costa poco. Poi ho terminato anche questo trattamento anti-imperfezioni istantaneo con acido salicilico dell'Avon, della Clean Skin. Ormai lo sapete, utilizzo spessissimo questi prodotti. Si andava, come vedete col beccuccio, ad utilizzare nelle piccole imperfezioni e andava non a coprire ma ad attenuare i rossori, eccetera eccetera, quindi mi sono trovata bene ed è un prodotto che vi consiglio tantissimissimo. Poi ho finito, ma era tantissimo tempo che ce lo bevo, non perché non mi piaccia ma perché non lo trovavo, l'ho ritrovato da poco, comunque l'ho finito, mi piace tantissimo, non so se ancora esiste o quantomeno esista con questo pack, sono sicuramente, io sono sicura che abbiano cambiato il pack, però la L'Oreal ce l'ha sempre. Questo qui è un ristrutturante istantaneo riparatore antirottura. Nutre, ripara, morbidezza, effetto seta, capelli sciupati che si spezzano. Quando lo acquistai avevo capelli che si spezzavano. Adesso non più, però è un prodotto super 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 valido. Quindi se avete i capelli che si spezzano, io ve lo consiglio tantissimo. A me ha salvato proprio la vita, sinceramente. Poi, questo qui non è terminato, non lo vado a buttare, ma lo vado ad utilizzare come deodorante, praticamente non lo so, ancora non so perché non lo voglio buttare, di Lancetti Pink Flamingo, a me no, non è piaciuto, però ripeto, è sempre personale il gusto dei profumi, questa è un'acqua profumata, cioè, il profumo
non mi fa impazzire, però è più gradevole dell'acqua profumata. Ora io non so cosa cambi. Secondo me deve essere al contrario, nel senso deve essere più gradevole l'acqua profumata, visto che è più leggera rispetto al profumo. Però sinceramente a me non piace, ha proprio un... è proprio forte. Non è brutto, ma è forte per i miei gusti. Non va bene. Poi mio marito ha terminato questo qui. Ok, tutto sarà... Ecco, infatti sarà accaduto qualcosa. Questo qui della Biblios, elementi di Biblios, era quello lì marroncino delle ultime fragranze. Per uomo è bellissimo, io lo amo follemente. Quando mio marito prende, si fa la doccia e sono in cucina, sento già che si è spruzzato questo, perché io l'ho ricomprato, gliel'ho riregalato per il compleanno. Questa è un'altra fragranza. E questo quando lo compriamo sempre, lo regaliamo pure perché è proprio proprio bello. Non sono carissimi, perché quando non sono in offerta sono 14,90, in offerta 11,90. Ah, avevo dimenticato questo, la mia amatissima Saugella per l'igiene intima. A me piace tantissimo, la utilizzo sempre. Ho utilizzato anche dopo il parto quella verde, che è proprio adatta per quei momenti, per il dopo parto e tutto. Mi sono sempre trovata bene, ma penso che nessuno si trovi male con la Saugella, perché è fantastica. E poi, come ultimo prodotto, un profumo di Amon, sempre di mio marito. Questo qui Percave, se lo dico bene, lo pronuncio, anzi, se non lo so pronunciare, scrivetemelo giù nei commenti senza paura, perché io non so pronunciare l'inglese. Questo qui c'è anche la fragranza femminile, che è bellissima. A me piace tantissimo anche l'acqua profumata femminile. Lui si è trovato bene, gli è piaciuta tantissimo. Comunque, a lui in linea di massima piacciono i profumi Avon. Quelli più forti li utilizza per uscire, questi di Avon, che comunque sono buoni ma hanno una persistenza più leggera, li utilizza per tutti i giorni, per andare al lavoro, insomma per tutti i giorni. Questi erano tutti i miei prodotti terminati del mese di luglio. E a me piace tantissimo, ve lo dico sempre, registrare questi video. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, lasciare un bel like di supporto. E niente, vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video.